Eccoci tornati qui alla versione di Penelope, sono qua con una ospite, dovevamo essere in quattro, purtroppo siamo al salone, c'è casino, c'è stato un imprevisto, quindi siamo io e Giusy Marchetta. Grazie mille per essere qui davvero. Grazie a voi, grazie. E appunto siamo qui io e Giusy, dovevano esserci anche Laura Pugno e Lisa Seitzinger, ma ecco, parleremo comunque anche di loro perché l'evento di cui parliamo oggi è strettamente legato anche a loro. E Giusy ha da poco pubblicato un nuovo libro che si intitola Principesse, eroine del passato, femministe di oggi, mentre invece Laura Pugno e Lisa Seitzinger sono di Melusina. E voi avete appunto Principesse, questo libro che parla un po' dell'evoluzione della principessa, di questo archetipo, di come anche possiamo sbarazzarcene o raccontarlo in modo diverso. Melusina è questa fiaba che riprende un po' questo mito della Melusina, che è una fata simile a una sirena. Leggendoli ho notato dei punti in comune e quindi volevo sapere un po' però come è nata questa idea di fare poi questo evento insieme. Allora, intanto devo dire che è stata una bella sorpresa sapere che Laura Pugno stava lavorando a un libro così interessante come Melusina, e il modo in cui queste due storie, in qualche modo, il mio è un saggio, ma affronta comunque il personaggio della principessa, quindi questa funzione che nelle fiabe va verso il matrimonio, e in un certo modo rappresenta un modo di raccontare le donne che ha del fiabesco, però anche tanti elementi della realtà, e si intreccia, secondo me, molto bene con questa rappresentazione fiabesca del personaggio della Melusina in queste tre generazioni di donne che Laura racconta in questo modo così misterioso, anche volendo, che in qualche modo incarna in modo fiabesco però sempre un modo di rappresentare e di raccontare le donne, come se il mistero di queste donne fosse affascinante ma al tempo stesso inquietante per quello che accade. Quindi mi fa molto piacere avere l'occasione, ecco, di raccontare Principesse accanto a intanto una scrittrice come Laura Pugno, un'artista come Lisa, ma anche e soprattutto mettere vicini dei personaggi da fiaba che però hanno dei contorni, se ci pensiamo, anche un po' particolari e perturbanti. Sì, molto. Ho anche notato un altro punto in comune tra questi due libri che mi ha fatto riflettere molto, ovvero quello sulla solitudine, perché tu parli tanto di come queste principesse sono sempre da sole e anche in Melusina ci sono queste creature che sono diverse, si sentono sole e poi con questa comune cercano di spezzare questa solitudine. Assolutamente, e devo dire che io ho trovato molto affascinante il modo in cui Laura Pugno ha raccontato questo mondo isolato, proprio nel vero senso della parola, perché il mare che separa l'isola dalla terra in qualche modo rappresenta anche, per me è stata una lettura molto affascinante, proprio perché siamo abituati all'immaginario della sirena che attrae agli scogli i naviganti, e leggere da un altro punto di vista una storia così intrigante, che rende il personaggio, come dicevo, pericoloso ma al tempo stesso affascinante, è stato molto bello. La principessa, chiaramente, al contrario, è un personaggio che sembra per alcuni versi rassicurante, perché tutto l'ideale della principessa è votato alla perfezione, alla bellezza, a quella che è una facilità di accesso quando l'eroe vince tutte quante le prove e poi la sposa, e in realtà poi la principessa è molto isolata in questo suo essere così perfetta, e noi sappiamo che la rappresentazione di quella bellezza può essere altrettanto pericolosa se traslata nella realtà, ecco, perché è un ideale irraggiungibile e soprattutto ti incatena l'idea, soprattutto ovviamente alle ragazze, che la felicità possa essere data solo se sei amata, solo se sei bella, perché se sei bella riuscirei ad attrarre il famoso principe che ti sposerà. Sì, e le Melusine con questo loro essere non completamente umane, anche un po' terrificanti, un po' paurose, perché per come vengono anche descritte nel libro di Laura Pugno, io mi sono immaginata comunque delle figure non rassicuranti. No, è vero, posso dire che però la cosa molto bella è che Laura Pugno, come tutte quante le grandi scrittrici, dà voce
a quei personaggi, mentre noi siamo abituati a vedere anche personaggi femminili raccontati da uno sguardo maschile, e quindi di conseguenza incarnano a volte anche delle paure ataviche rispetto a quelle che le donne possono fare quando hanno il potere. Ecco, Laura Pugno invece usa proprio il personaggio femminile che può parlare in prima persona, ed è molto bello che la storia venga tramandata tra donne, perché sono le donne a possedere la verità di quello che accade. Adesso non mi permetto di parlare ovviamente per lei, dal suo punto di vista di scrittrice, da lettrice posso dire che l'ammiro tanto e mi è piaciuto moltissimo. Credo che un po' il senso anche del lavoro, no, nelle principesse sia stato per me lo stesso, cioè ribadire che le principesse vengono raccontate da fuori, che vengono attribuite loro delle cose, però lo sguardo è sempre patriarcale e maschile su questa figura, questa etichetta che ci viene messa addosso, e quindi è molto necessario scardinare questa etichetta e arrivare veramente a dire che non ne possiamo più di essere considerate delle funzioni della storia di qualcun altro. E quindi le principesse, se ci pensiamo, Ariel, la sirenetta della Disney, ma anche ancora prima la sirenetta di Andersen, non aveva la voce. È stato quello il prezzo da pagare alla strega del mare per andare sulla terra, e noi dovremmo restituire invece la voce a tutte quante le persone che non ce l'hanno. Esatto, quindi permettere a loro di raccontarsi anziché essere raccontate, come sì. È andata fino ad ora. E infatti anche nel tuo libro, quando fai questo percorso abbastanza cronologico di queste principesse, racconti anche alcuni personaggi televisivi che sicuramente sono stati molto importanti, però poi ribadisci anche il fatto che sono sempre stati scritti comunque da uomini, che questo ha avuto delle conseguenze. Sì, perché la cosa interessante per me è stata che certe volte si pensa che la cultura delle persone venga soltanto dai libri e dallo studio, per esempio anche quello scolastico, cosa che però non è vera. La nostra cultura spesso è molto popolare, e cioè le serie televisive che abbiamo visto, oppure si chiamano telefilm, pensa, quando avevo 15-16 anni, e la musica che abbiamo ascoltato, cioè sono arrivate tutta una serie di elementi che ci hanno formato. Se tu pensi quante persone, adesso che il libro sta girando, mi dicono che Sailor Moon, che Lady Oscar hanno avuto nella propria nella formazione un impatto, io ci credo, perché è vero. In questo studio Principesse viene da alcuni anni di ricerca su questo. L'idea che dei personaggi televisivi siano entrati, soprattutto in adolescenza, ma in tutta la nostra crescita, nel nostro immaginario, ha fatto sì che noi assimilassimo alcune cose. Buffy, l'ammazza vampiri, è stata per me il modo, la prima volta in cui il femminismo dell'empowerment è entrato nella mia vita, e poi successivamente il femminismo, quello intersezionale, cioè quello che dice che noi dobbiamo passare dal successo del singolo individuo, quindi della singola donna che sfonda il soffitto di cristallo, alla comunità. Per me quello è stato molto importante, ma io non sarei arrivata al femminismo intersezionale se non avessi avuto tutti questi passaggi, anche tramite personaggi come Buffy l'ammazza vampiri. Sono d'accordo, e infatti penso che il discorso sulla rappresentazione sia importantissimo. Molto spesso ho l'impressione che da alcune persone venga considerata una battaglia minore, meno importante, che ci siano questioni più urgenti da trattare, ma in realtà non è così, perché noi consumiamo serie TV, film, musica e altro tutti i giorni, e come hai detto tu ci segnano, ci influenzano inevitabilmente. Guarda, ma tanto, non solo ci influenzano tanto, e non è giusto né sminuire l'impatto che hanno, e non sto dicendo che se noi giochiamo ai videogiochi violenti poi facciamo della violenza, non è questo, è diverso però, è dire che quelle storie che noi guardiamo e assimiliamo ci rimandano un certo tipo di realtà o di possibilità di realtà. Se noi rimandiamo per esempio l'immagine che le ragazze devono essere belle, e questa cosa si trova solo nelle storie delle principesse, è un conto, ma se quell'immagine poi te la rimanda tutta quanta la società, perché te la rimanda la pubblicità, te la rimandano i film, te la rimanda qualunque ovunque forma di interazione col mondo, allora diventano vere, e allora diventano delle pressioni che ovviamente noi sappiamo diventano delle gabbie per chi purtroppo, diciamo, è sottoposto a quella pressione. Io credo che quello, il discorso della rappresentazione sia importante, perché si accompagna a tutte le altre battaglie. Noi non possiamo separare quelle battaglie. Parliamo in un certo modo, pensiamo in un certo modo, raccontiamo in un certo modo, perché poi ci comportiamo anche in un certo modo. Le cose sono molto collegate in realtà. Forse
le persone che hanno questi dubbi non vedono l'impatto che invece ha l'immaginario, anche nel fatto che io racconto nel libro dei miei anni 90, ebbene oggi la società è cambiata rispetto a quegli anni e parte di questo cambiamento è dovuto anche al fatto che a livello popolare sono arrivati tanti messaggi che dicono che alcune cose non andavano più bene. Sì, esatto. E io penso anche che sono molto fortunata perché mentre ancora stavo finendo il liceo è arrivata una serie TV, per esempio come Sex Education, che secondo me è fantastica perché fa educazione sessuale in maniera molto ampia e quindi si sente tanto un cambiamento adesso ed è fantastico e penso che bisogna andare proprio in questa direzione. E soprattutto dando sempre più voce alle persone per raccontarsi, come dicevo prima. Anche perché posso dirti, noi non ne facciamo un discorso, non è una questione di dire, le persone che a volte ti dicono che c'è un discorso che, non so, per esempio persone non bianche diventano parte di produzioni cinematografiche, le vedono molto più spesso sullo schermo. E questo è semplicemente vuol dire che la società sta venendo rappresentata per quella che è, ed era prima che non c'era un discorso di rappresentazione realistica, esatto. Perché semplicemente non venivano scritturate per fare quelle parti. E il fatto è molto bello che tu citi Sex Education, perché il discorso è questo. Tu hai la libertà di pensare che il non binarismo, per esempio, non ti interessa, non sei d'accordo, puoi farti un'idea. La bellezza di questo discorso è che però sai che cosa significa? Cioè ci arriva un prodotto che ti dice guarda che al mondo c'è anche questa possibilità e chi guarda questo una domanda in più su se stesso o su se stessa se la fa. E questo è quello che ci manca, farci delle domande su noi stessi. Ti dico che la parte più divertente di Principesse, quando vado in giro col libro e parlo con le persone, è che spesso si va sull'educazione e si dice per i ragazzi e le ragazze sarebbe importante questo discorso. Io dico no, è importante per tutti, sì. Anche per le persone che sono qui presenti hanno una certa età. Cominciamo a farci delle domande. Desideriamo veramente quello che abbiamo desiderato finora? Cosa ci siamo persi e cosa invece ci ha influenzato e ci ha mandato in una certa direzione? Sì, perché poi si può sempre cambiare. Beh, oppure si può scoprire che in realtà... che va bene così. Sì, esatto, che andiamo bene così. Io però penso... con più consapevolezza. Sì, sì, è una scoperta di noi stessi che prima, secondo me, era più difficile perché in una società in cui tu hai paura di scoprirti, e ti dico la verità, tu sei giovane, quando io andavo a scuola negli anni 90 nessuno si sarebbe detto omosessuale nel mio liceo, nessuno, perché c'era una fortissima omofobia che era esplicita, era palese, e tante cose io le ho capite dopo ho capito quanto fosse dura vivere quel tipo di contesto. Pensa alla differenza già solo in un mondo dove quella non è una pressione che esiste e purtroppo noi non lo viviamo ancora quel mondo. Sì, molto meno sicuramente rispetto agli anni 90, però sì, c'è ancora. E infatti è importante parlarne, educare le persone. E lavorare con le principesse, io mi sono molto divertita a scrivere il libro, devo dire poi... anche perché c'è tutta la parte, come sai, no, della carrellata delle principesse Disney, qual era il loro legame con le principesse delle fiabe precedenti. Sì, quello è stato molto interessante. E io ho scoperto tante cose anche, e la prima cosa che ho scoperto di tanto interessante per me è perché mi piaceva tanto la Sirenetta. Questa fiaba che per Andersen finiva in questo modo così tragico, perché quando lei arriva sulla terra il principe sposa un'altra e lei muore, e non si riusciva a capire, quando ero piccola non riuscivo a capire perché non ci fosse un altro tipo di finale, non ci potesse essere, e non c'era perché quella principessa aveva ragione di esistere solo in funzione del principe, e siccome lui era impegnato, era sposato con un'altra, lei doveva solo morire. Era talmente ingiusta questa fiaba che io penso che può essere bello leggerla, però dobbiamo fare di tutto per cambiarla nella realtà. Nessuna ragazza deve pensare questo. Bisogna riscrivere finali e scrivere nuove storie. Trovare nuove storie anche. Cioè... Sì, trovare nuove storie, perché anche alla fine del libro citi per esempio il nuovo live action della Sirenetta. Io ho pensato, ma perché dobbiamo continuare a fare tutti questi live action Disney? Non possiamo raccontare delle storie nuove? Io mi auguro che sia l'ultimo, sinceramente. No, perché io credo che anche la Walt Disney si siano resi conto che questi live action che riprendono delle fiabe in cui il problema fondamentale è il sessismo intrinseco, diciamo, in certe fiabe,
non sono più proponibili. L'idea di fare La Sirenetta Nera è un modo probabilmente anche per gli sceneggiatori di dire che c'è un valore aggiunto a questa nuova, però il problema di quella sirenetta però. Esatto, che la fiaba adesso non lo so, l'andremo a vedere giusto per capire, per amor di ricerca. Però significa che ci confrontiamo con quelle storie, cerchiamo significati nuovi. Io penso che la bellezza di lavorare con la scrittura, le parole, le storie, sia che ci sarà sempre qualcuno che ha voglia di sentire una bella storia e c'è sempre questa voglia di raccontarla, e quindi quello di cui noi abbiamo bisogno è di belle storie, sempre e comunque, e ce ne sono oggi, ce ne saranno domani e magari anche di più. Sì, ti ringrazio davvero tantissimo per questo momento insieme, è stato molto bello, mi ha fatto piacere, e quindi rimando a chi vuole approfondire ancora di più ovviamente a leggere Principesse e Melusina, ma per chi sarà al Salone del Libro domani, adesso prendo i miei appunti perché sennò non mi ricordo, quindi domani sabato 20 maggio dalle 16 alle 17 in Sala Rosa, Padiglione 1, potete seguire l'incontro, il dialogo tra Giusy Marchetta, Laura Pugno e Lisa Seitzinger. Va bene, ti ringrazio di cuore, spero di aver fatto un pochino la parte di Laura, diciamo di averti restituito un pochino la mia esperienza di lettrice, perché è un libro molto bello. Sì, bellissimo, insomma, e sono quindi bellissime anche le illustrazioni. Bellissime tantissimo. Anche le illustrazioni, quindi domani potrete ascoltare Laura Pugno dal vivo, esatto. Che ne parla. Grazie. Grazie a voi, a te.